Scusatemi, voglio passare un attimo di nuovo da Pescia Fiorentina perché il sindaco vuole dire una cosa sulle seconde case che stanno a cuore a molti, ve lo posso garantire, perché io credo che ho ricevuto questa fine settimana una roba tipo 20.000 mail sulle seconde case, quindi sindaco su questo e poi lui dice che casomai va anche in spiaggia perché voglio farlo vedere poi il Lido di quella zona della Toscana. Sindaco, prego, eccomi qua. Esatto, Mirta, sì, dopo ci sposteremo. E il sindaco mi diceva, io spero che si apriranno i confini almeno appunto tra le regioni confinanti, però se così non dovesse essere, lei mi aveva prospettato uno scenario in cui, di persone che raggiungerebbero comunque in qualche modo le loro seconde case, secondo lei? Ma secondo me avverrà sicuramente questo. Io mi riallaccio al discorso fatto del buonsenso. Io credo che chi ha la sua casa di proprietà nel nostro comune dovrebbe eventualmente, se vuole venire, segnalarlo al sindaco. Il sindaco attiva una procedura di quarantena, li tiene fermi in casa 15-20 giorni e dopodiché penso che si possa circolare tranquillamente, perché qui in questa maniera si limita molto la proprietà. È vero che il virus fa molta paura e Diciamo che perciò bisogna avere vacanze arrivare in un lunghe, locale sindaco, non è però. molto Cioè, positivo. Un weekend mi devi costa avere 16 un giorni mesetto di in vacanza, se ne fai lavoro. 20 chiusi a casa, quando c'è 2 settimane di vacanza comincia a essere Arrivederci. complicato. Lo so, però deve entrare nell'ottica, se vuole venire a vivere in una realtà deve scegliere anche un posto, o sceglie di stare con la casa al mare o sceglie di stare in città. Ovviamente non tutti se lo possono permettere, però chi se lo può permettere sarebbero ben Allora, ma io capisco il accetti suo se punto di vista, rispettano tutte dopodiché le mi norme rendo conto sanitarie che è un del po' caso. complicato perché tante persone vengono a fare una settimana di vacanza e a questo punto diventa impossibile. Adesso